Benvenuti a tutti, con l'aiuto del Signore questa sera approfondiamo il libro del profeta Gioele, secondo dei profeti minori, e come diciamo così sottotitolo di questo profeta è opportuno inserire il giorno del Signore, perché vedremo che tutto questo brevissimo libro, infatti ne leggeremo anche stracci, sono soltanto 4 capitoli, di questo profeta è polarizzato in questo giorno del Signore, il giorno di Yahweh, che è uno dei temi caratteristici della profezia e dell'apocalittica dell'Antico Testamento. Poi lo vedremo anche in altri profeti minori, in tipo il profeta Sofonia. Non so chi di voi è pratico della liturgia antica. Anticamente in ogni funerale si recitava il Dies Irae, Dies Illa, Solvet Seculum Famillia, il giorno del Signore, quindi giorno d'ira quel giorno. Ecco perché vedremo questa sera che appunto il giorno del Signore è caratterizzato da una duplice dimensione: il momento in cui il nostro Signore fa piazza pulita e inaugura un nuovo corso. Ecco, è un po', diciamo, per capire un po' questa teologia del giorno del Signore basta semplicemente pensare al mistero pasquale. C'è una distruzione totale, un annientamento, un annichilimento, quindi pensate a Gesù sofferente e morto, a cui segue l'impensabile, cioè una risurrezione che è molto migliore della condizione precedente l'annichilimento. Questo è un po' la teologia del giorno del Signore. Quindi adesso vedremo alcuni dati biografici di Gioele, ma vi anticipo subito che, come in altri temi biblici, non è che il giorno del Signore è uno, d'accordo? Quindi certamente il giorno del Signore per antonomasia sarà l'ultimo giorno, quindi il giorno del giudizio, però ci sono già stati vari giorni del Signore, perché il giorno del Signore, come vedremo, anche autorizzati da alcune espressioni del profeta Gioele, che tra l'altro sia San Paolo che San Pietro soprattutto lo cita testualmente nel primo discorso fatto dopo la Pentecoste, cita proprio il capitolo 3 del profeta Gioele, ci autorizzano ad ampliare un pochino lo spettro di applicazione, perché un giorno del Signore fondamentale è stato proprio il giorno di Pasqua, tanto è vero che nella liturgia e anche nel Salmo che si legge praticamente ogni domenica, o nel Lodio in Roma Medica, il Salmo 117, e questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci e esultiamo in esso, no? Penso che molti di voi che recitano la liturgia delle ore lo ricorderanno. E quindi poi, una volta iniziato il tempo della Chiesa, è stato questo grande giorno del Signore, che è stato il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, culminante nel mistero pasquale. E poi ci sono i giorni del Signore, nel senso che avremo capito che la storia della Chiesa, diciamo, ripercorre un po' in forma analoga, anche se differente, la storia di Israele. Si va avanti per alti e bassi, cioè, volendo fare un'immagine, la Chiesa vive delle parabole, d'accordo? Cioè, dei momenti di picco, di splendore, e poi dei momenti di forte decadenza. Quando si tocca il fondo, ci mette la mano in qualche modo il Padre Eterno, dà una strigliata generalizzata e poi si ricomincia, ecco, questo arco, no? È così, è realmente così. Se uno studia un po' di storia della Chiesa, è realmente così, e questo aiuta anche a essere un po', da non prenderla troppo, diciamo così, troppo di petto, anche quando succedono e quando accadono cose non troppo gradevoli, perché non sono né le prime né le ultime, ci sono sempre state, ecco. Forse si starà un pochino da tribolare, insomma, se uno vede anche il linguaggio biblico, prima della risurrezione c'è stato un bello spazzolamento generalizzato, ecco. Però ecco, è sempre tutto sotto controllo. Allora, anzitutto il nome Gioele, come tutti i nomi ebraici, significa, ecco, viene da Yah in ebraico, Yah letteralmente, è il diminutivo di Yahweh.
Yahel sarebbe, El significa Dio, significa Yahweh è Dio, è il contrario di Elia, perché Elia è El Yah, Dio è Yahweh, quindi è il contrario. Quindi già il nome, come diciamo noi contemporaneo, è tutto un programma. Quindi chiaramente nel libro del profeta Gioele c'è una forte accentuazione della sovranità di Dio sulla storia, cioè la storia, vedremo che vi vengono tirate le orecchie a tutti, in primis ai sacerdoti, ecco, a causa della dissoluzione di tante situazioni problematiche, ma Dio domina, quindi le cose non avvengono senza che Dio le sappia. Dio lascia, diciamo così, che gli eventi facciano anche il loro corso negativo fino a un certo punto, fino a quando non dice, questo lo sappiamo dalla letteratura spirituale cattolica e cristiana in generale, basta. Quando dice basta, è basta. Si dice basta, nei casinò dicono le je son fait, rien va più, andiamo avanti. Fine della trasmissione. Allora, che ne dicano alcuni esegeti che sulla base di molto discutibili teorie collocano molto avanti il profeta Gioele, di fatto questo profeta è il secondo in ordine cronologico nel canone, viene subito dopo Osea e prima di Amos. Vedremo quando faremo Amos che Amos sembra far riferimento proprio ad un passo esplicito del profeta Gioele, e quindi le solite cose, insomma, il dato tradizionale è che visse nell'ultima parte del IX secolo, durante il regno di Joas. Joas era re di Giuda intorno all'800 a.C. Quindi ci troviamo non come gli altri nel regno del nord, ci troviamo nel regno del sud, territorio di Giuda, prima della, quindi siamo durante la dominazione assira, ma prima della distruzione, vi ricordate, 721, di Efraim, e quindi la fine del regno del nord. E poi Regno di Giuda, prima della distruzione di Samaria. E allora, il libro, il tema centrale del libro, come abbiamo accennato, è il giorno del Signore, e abbiamo quattro capitoli che sono distinguibili chiarissimamente, se uno anche apre la Bibbia di Gerusalemme, la suddivisione è abbastanza chiara. I primi due parti sono la parte destruens, quindi si vedono i guai, i flagelli, ci soffermeremo in particolare sulle cavallette. Cavallette, che è una profezia di Gioele testualmente ripresa dal libro dell'Apocalisse, proprio pari passo, anzi ripresa e sviluppata. Tenete presente che le cavallette, le locuste, furono anche una delle 10 piaghe d'Egitto, quindi chiaramente sono una simbologia oscura su cui cercheremo di decifrare qualcosa. Quindi, perché questo giorno del Signore prima prevede un certo numero di flagelli atti a azzerare la situazione, e poi l'era nuova dopo il giorno del Signore. Vedremo nel capitolo terzo, parla dell'effusione dello Spirito Santo, ed è proprio quel capitolo terzo citato testualmente da San Pietro, il giorno di Pentecoste. Sapete che il giorno di Pentecoste ci fu il miracolo del dono della lingua, nel senso che San Pietro parlava in ebraico, ma tutte le persone presenti lo capivano come se parlasse una propria lingua. E vedremo che Gioele profetizza esattamente questa cosa, no? Ora, andando avanti, andiamo subito a vedere la struttura, diciamo così, del libro, quindi dei quattro capitoli. Nel primo abbiamo l'invasione delle cavallette. Nel secondo possiamo dare come titolo allarme e invito alla penitenza, quindi questi primi due prevedono i flagelli. Nel terzo c'è l'effusione dello Spirito Santo, e nel quarto il giudizio delle nazioni. Questa è la struttura abbastanza semplice e lineare di questo profeta. Un profeta che, a differenza di altri che abbiamo visto, non fa tanti riferimenti ai contesti storici contingenti del suo tempo. Quindi fa un discorso un po', come dire, generale, generalizzato di teologia della storia, non direttamente implicato con le vicende contingenti, appunto, storiche del suo tempo.
Andiamo subito a vedere, dato che possiamo, alcuni passi di questo libro. Tenete presente che questa slide qui è San Girolamo. San Girolamo è stato un grande sacerdote e un grande penitente. Siccome nella prima parte, ecco, comincia subito al primo capitolo raccomandando ai miei confratelli di fare penitenza e farla fare, quindi bisogna farla e farla fare, andremo subito a vedere. Chiaramente nei primissimi capitoli, nei primissimi versetti c'è la descrizione di una situazione, diciamo così, grave, no? Da un punto di vista generale. E quindi nel versetto 13 c'è subito l'invito alla penitenza. Adesso andiamo subito a prendere il profeta Gioele, in modo tale che possiamo procedere con la lettura. Allora, questo è il primo capitolo. Vabbè, udite questo, anziani, porgete l'orecchio, è mai accaduto cosa simile ai giorni vostri? Quindi, disastri su disastri, no? Quello che ha lasciato la cavalletta l'ha divorato la locusta, quello che ha lasciato la locusta l'ha divorato il bruco, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di sciagure descritte legate prevalentemente, come dire, alla situazione economica di quei tempi, che era fondamentalmente legata all'agricoltura, no? Se avesse scritto oggi, Gioele avrebbe scritto: lo spread si è impazzito e l'inflazione d'accordo, quindi, e la disoccupazione galoppa, quindi non è che stiamo tanto lontani. Al versetto 13 c'è la raccomandazione ai sacerdoti: cingete il cilizio e piangete. Quindi bisogna dire, o sacerdoti, quindi chi vive in altre parrocchie ricorda ai suoi parroci che Gioele raccomanda di cingere il cilizio, che sicuramente tutti quanti lo fanno, ma se qualcuno l'avesse lasciato in soffitta e nel dimenticatoio, bisogna ricordarglielo, che se lo mettano. Lo dice Gioele, non lo dice Don Leonardo, carità di Dio, chi mi toccherà pensarci pure a me, perché cingete il cilizio e piangete, o sacerdoti, urlate ministri dell'altare, urlate, neanche predicate, proprio urlate, dice, proprio, ecco, bisogna un po', ecco, non fare le prediche soporifiche, soporifere, bisogna fare delle prediche fatte bene, no? Dice Gioele, non sto facendo niente, io sto leggendo, 1.13. Poi venite, vegliate, vestiti di sacco. Qui tocca fare qualcosa. Vestiti di sacco, tocca vestirsi di sacco. Io mi sono vestito soltanto alla festa dei santi, quando mi sono vestito da San Francesco, mi sa che me lo devo mettere un po' più spesso. Che dobbiamo fare? Che c'è da poco da dire. Qui dice, bisogna vestire di sacco. Ministri del mio Dio, ecco, perché priva d'offerta e libagione è la casa del vostro Dio. Quindi vedete come già qui c'è, vi ricordate tutta quanta il discorso fatto anche da Geremia, no? Dice: venite qua, tempio del Signore, tempio del Signore. Oppure Isaia che dice: che mi importa dei sacrifici vostri, del grasso degli animali, ma che ci faccio io questa roba qui? Vedete che già qui c'è una, come dire, una prefigurazione di quelli che sarebbero stati i sacrifici graditi a Dio, perché il sacrificio graditi a Dio non è il sacrificio degli animaletti, ecco, ma è per esempio il sacrificio di un sacerdote che lui si offre per, quindi è lui che offre i suoi sacrifici. Mettersi il cilizio che urla, urla vuol dire che si spende nella predicazione anche in maniera abbastanza impegnata, e che si veste di sacco offrendo al Signore le sue sofferenze e, come dire, la fecondità del suo ministero per la conversione dei suoi fedeli. Altrimenti la casa di Dio rimane via di offerta, ecco, anche se vengono celebrati tanti riti esteriori. Ecco, poi proprio fa la penitenza pure agli altri. Proclamate un solenne digiuno.
sacerdoti, io proclamo questa sera un solenne digiuno per tutti voi, che poi lo farete alla lettera, se no Gioele mi gonfia. Ecco, quindi convocate una riunione santa, quindi una bella veglia di preghiera, vi invito tutti sabato sera dalle 9 in poi, radunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio, quindi in chiesa, e gridate al Signore, ahimè quel giorno è infatti vicino il giorno del Signore e viene con una devastazione dell'Onnipotente. Quindi, situazione drammatica, dinanzi a questa situazione drammatica e all'imminenza di Dio che stenderà la mano per porre la parola basta a tante situazioni, i sacerdoti devono fare penitenza, alzare la voce, far digiunare e far pregare i fedeli perché la mano del Signore, che comunque si alzerà, non sia troppo pesante. D'accordo? Quindi vigilate che io metta in pratica la lettera queste cose, se no venite a me e mi dite Gioele 1, 13, 15. Ok? Vedremo quello che si può fare. Poi, secondo punto, allarme nel giorno del Signore. Quindi, quando si avvicina il giorno del Signore, suonano le trombe. Suonate il corno in Sion, capitolo 2, sul lato destro, e date l'allarme sul mio santo nome. Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il giorno del Signore, perché è vicino il giorno di tenebra e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Pensate al venerdì santo, a mezzogiorno fino alle 3 si è fatto buio reale, per esempio, no? Come l'aurora un popolo grande e forte si spande sui monti, come questo non c'è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età. Tenete presente che il giorno del Signore, come ho accennato già per antonomasia, è stato appunto il giorno di Pasqua. Venerdì Santo e domenica di Pasqua, come sapete, formano due aspetti dell'unico mistero. Il libro di Gioele lo fa capire benissimo: c'è la distruzione e c'è la riedificazione migliore di com'era. Poi vedremo anche un'espressione, vabbè, ma poi ci arriviamo, no? Alcune espressioni ambigue o forti di Gioele che sono state mal interpretate oppure strumentalizzate. Comunque poi quando ci arriviamo le vedremo. Adesso andiamo a vedere le cavallette, amici vostri, no? Le cavallette, si partono di vedere due, versetti 2, 3, 9, e poi andremo a vedere subito un rimando all'Apocalisse 9, 7 e seguenti, che ne parla proprio come uno dei flagelli con cui Dio punisce il mondo, che le cavallette sono una grande punizione, grandissima punizione. Quindi se vedeste in giro di queste parti qualche cavalletta, che cercheremo di capire chi è, non vi stupite. Allora, davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma, come il giardino dell'Eden. E la terra davanti a lui e dietro a lui un deserto desolato, niente si salva davanti a lui. Il suo aspetto è quello di cavalli, anzi come destrieri che corrono. Guardate bene questa espressione, perché poi sono riprese alla lettera dell'Apocalisse, come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitio di fiamma avvampante che brucia la stoppia, come un popolo forte schierato a battaglia. Davanti a lui tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono, corrono come prodi, come guerrieri che scavano le mura, ognuno procede per la propria strada e non perde la sua direzione, nessuno intralcia l'altro, ognuno va per la propria via, si gettano fra i danni ma non rompono le file, piombano sulle città, si precipitano sulle mura, sangrano sulle case, entrano dalle finestre come lame. Allora, andiamo a vedere nel libro dell'Apocalisse come vengono riprese e amplificate queste dimensioni. Capitolo 9, allora,
cercate di ricordare l'espressione che abbiamo appena detto, purtroppo non è possibile metterle vicino ai testi. Queste cavallette, allora siamo al suono della quinta tromba, d'accordo? Aperto il pozzo dell'abisso, uscito fuori questo astro caduto dal cielo sulla terra, e comincia a buttare via il loro fetore sul mondo. Escono ste cavallette. Qual è il punto fondamentale delle cavallette? Versetto 5. Fu concesso loro non di ucciderli agli uomini, a quelli che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento è come il tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. Quindi queste cavallette iniettano un veleno che ti tormenta senza farti morire. Vediamo se riesco a trovare. Allora, vedete le note della Bibbia di Gerusalemme? Guardate lì sotto in basso, non so se riesce a vedere. Le cavallette che tormentano senza provocare la morte sono descritte ispirandosi a Gioele 1:2. Sotto ancora, i 5 mesi indica un tempo finito, cioè questo flagello non è a tempo indeterminato. Adesso dovrei fare tutto il discorso sul numero 5, però lasciamo perdere, insomma. Guardate sotto, vado avanti, queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra, stesse immagini. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, quindi seducono. Va bene, vi faccio la decodificazione immediata, no? Sono cavalli pronti per la guerra, quindi hanno una grande forza. Sulla testa hanno corone che sembrano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Quindi sono esseri intelligenti, quindi che agiscono sfruttando posizioni di potere e attraverso un'intelligenza simile a quella umana. Capelli come di donne, esercitano un fascino seduttivo. I loro denti erano quelli dei leoni, i leoni sembravano uccidono. Avevano il torace simile a corazze di ferro, quindi sembrerebbero invincibili e indistruttibili. E il rombo delle loro ali era come il rombo di carri trenati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano gole come gli scorpioni acuti. Quando lo scorpione ti punge, lo scorpione è mortale, anche se qui dice che il veleno non ti fa morire, ma ti provoca un dolore immenso. Nelle loro gole c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Chi era il loro re? L'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Nelle note della Bibbia di Gerusalemme, più avanti, qui arriva fino a qua, si vede che nella letteratura spirituale queste cavallette sono state identificate, dai padri in poi, con le azioni sataniche tese a provocare danni spirituali agli uomini. E nella letteratura profetica, specialmente in Isaia, quando si parla di veleni e di scorpioni, si fa riferimento ai falsi profeti. I falsi profeti, i seminatori di dottrine cattive. Ecco perché secondo me anche nei nostri tempi siamo vicini a un grande giorno del Signore, e perché voglio tornare abbastanza in fretta a Garabandana. Perché c'è questa caratteristica, d'accordo? Quindi c'è un veleno che ti entra dentro e ti provoca l'eutanasia. Sembrano invincibili, quindi sembrano impossibilità di muoversi, e sembrano assolutamente, come dire, fissi e fermi nelle posizioni che hanno. Io ho già detto durante l'omelia di domenica scorsa, per fare una parentesi attualizzante, che certe cose, contro certe cose sembra che non ci sono possibilità di armi, non ci sono, non c'è possibilità di difesa, è soltanto da aspettare la lenta fine. Io
E la cosa assolutamente drammatica, in attualizzazione adesso un po' forse ardita, è che queste cose sono assolutamente normali. Io sono rimasto molto preoccupato, ce l'ho archiviato, dalla mappa europea della legislazione sul cosiddetto problema delle famiglie alternative. Quelli che c'era era rosso, era praticamente profondo rosso. Le nazioni meno evolute hanno fatto semplicemente i riconoscimenti civili, quello che vorrebbero fare in Italia, senza fare matrimoni con tutti gli annessi connessi. Ma fuori di questa mappa ci siamo praticamente rimasti solo noi. Non si sa per quanto ancora. Oggi un mio amico Facebook mi ha scritto: è stato un grande profeta, ho sentito la sua catechesi, non mi ricordo quanto, dove diceva che se un qualche personaggio fosse diventato segretario di un noto partito italiano, non ho detto né quale personaggio né partito, quindi lo lascio là, si sarebbero subito introdotte le legislazioni sulle coppie di fatto in Italia. Allora ho detto così, dico, ma guarda un po', da questo però non ci vuole essere un profeta come Gioele, insomma, per capire alcune cose. Però insomma la situazione è questa qui, quindi ste cavalli, cioè questa è una costante, cioè nei momenti, cioè per queste, la cosa interessante è che ste cavallette sono un castigo divino, cioè nel senso che te sono mandate perché sono quello che te merita, dici. Questo è la cosa grave, combineranno guai fino a quando nostro Signore non prende l'insetticida e non le fa tutte quante, diciamo così, ecco, non le fa tutte quante secche. Quindi questo è ste benedette, diciamo così, benedette ma non troppo, cavallette. Ecco, subito dopo questa descrizione della piaga delle cavallette, nel capitolo secondo troviamo i nuovi inviti alla penitenza, versetti 12 e 17, che adesso andiamo subito a reperire e a ritrovare. Or dunque, oracolo del Signore, questo è uno dei brani che si legge per esempio in Quaresima: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Sono molto importanti queste parole, offerta e libagione ancora una volta per il Signore vostro Dio. Cioè, situazione drammatica, sì, cavallette che stanno in giro, sì, quindi apparentemente parlando non c'è nessuna speranza. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Dopo aver detto nel versetto 11, prima di questa espressione, grande è il giorno del Signore, davvero terribile, chi potrà sostenerlo? Ecco, però poi, questo punto è fondamentale, Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, pronto a vedersi riguardo al male, chissà che non cambi. Se voi leggete per esempio la storia delle apparizioni mariane, perché la Madonna, qui facciamo un'altra parentesi extra biblica, però chiaramente dobbiamo essere sempre attenti, perché la Bibbia è la fonte principale della meditazione. La Madonna quando appare sempre così, cioè prima che il nostro Signore abbassi la mano, appare la Madonna, che cosa dice sempre? Fate la preghiera, dice sempre che le cose possono cambiare, cioè che c'è la possibilità attraverso questi strumenti di quantomeno limitare i danni, quantomeno mitigare i guai. Chissà che non cambi, ecco, quindi non è che, questa è una cosa un pochino difficile da capire per il nostro intelletto, cioè non è che Dio cambia idea, però le sue azioni e anche i suoi interventi sono subordinati alle risposte dell'uomo.
Cioè, se l'uomo, ricordate anche il libretto di Giona. Giona va a Ninive e gli dice: guardate che entro 40 giorni il Signore vi fa secchi tutti i peccati che avete fatto. Il re dice: digiuno, fa digiuno pure gli animali, a tutti e tutti, no? Si vestono di sacco, è importante prendere il vestito di San Francesco, e Dio dice, Dio si pentì del male che aveva pensato di fare a Ninive e non lo fece, non l'ha istrutta. Ha istrutta no, ma ha istrutta no. La stessa cosa accade per esempio con il persecutore, con il grande amico di Elia, nel libro dei Re, Acaz, marito di quella donna demoniaca che era Jezabele. Acaz fa un guaio grosso quanto una casa, perché vi ricordate la vigna di Nabot? Voleva sta vigna, questo polaccio, questo glielo voleva dare perché la vigna dei padri, la moglie, e fa contento il marito, la ammazza. E poi va lì e dice: bravo, nel punto dove i cani hanno lambito il sangue di Nabot, i cani lambiranno il sangue tuo. E lui dice: mio nemico, mi hai sorpreso. Ma vuol dire, comincia di giù, di cose, sacchi, eccetera, eccetera. E Dio dice a Elia: hai visto come si è umiliato? Allora lasciando la moglie la manda, lui Elia manda il suo figlio. Ecco, di Nabot si è salvato anche per questa cosa. Quindi, cioè, la penitenza reale, le uniche forme. Noi abbiamo sempre sorrisi sulle labbra e niente pianisteri. Ecco, l'unica forma, diciamo così, di pianto gradito a Dio è il pianto religioso, quindi è il pentimento dei peccati, quando Gesù dice: beati gli afflitti perché saranno consolati, propri, e anche, come dire, l'assunzione, il cosiddetto pentimento vicario, quando la Madonna dice: pregate e fate penitenza per i peccatori. Allora, nella nostra fede, attenzione, questo è anche il fondamento della nostra redenzione. Ricordate anche le parole dell'angelo di Fate: io prego, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per quelli che non credono, ancora non sperano di amare. Cioè, noi possiamo e dobbiamo sostituirci agli altri. Anche le vocazioni particolari, le claustrali, per esempio, che stanno a fare. Quelli morono la vita e pregano di più per quelli che non pregano mai. E questo è gradito a Dio, Cioè, noi godiamo il Signore per quelli che non lo fanno mai. Sapete che ci sono alcune persone, io lo dico ai sacerdoti, abbiamo detto, che per esempio quando possono vanno a messa due volte al giorno, anche non sono tutti i giorni, e offrono la seconda messa per quelli che non ci vanno mai. Queste sono cose importanti, non sono cose da... cioè, chi ha la voglia, chi ha la grazia, chi ha il coraggio, sono cose molto molto gradite al Signore. Io vi dico, ci sono anime, lo dico per certo, per esempio nei giorni, pensate quanta gente a Natale vive il Natale semplicemente come un giorno di festa e che non ringrazia Dio che mandò il figlio sulla terra, cosa che è doverosa, ringraziare a Natale il Signore. Io vi assicuro che ci sono persone che il giorno di Natale, io li conosco, hanno pregato e ringraziato di più per quelli che non ringraziano Dio in quel giorno così importante. E questo determina, tra virgolette, dei cambiamenti nei piani divini, cioè dei guai che sarebbero arrivati in conseguenza di alcuni peccati che, se vengono riparati in qualche modo, non arrivano più. Ecco perché la Madonna, quando scende in campo, raccomanda sempre, raccomanda, perché la Madonna, come mamma, ce li vorrebbe risparmiare tutti. La Madonna, se si potesse, ce li risparmierebbe tutti. E siccome sa che questo è il sistema, anche se questo è un sistema che ci costa un po', ci raccomanda di porlo in essere prima che sia troppo tardi. Vedete, questo è teologia profondamente biblica. Ci sono queste parole, cioè, diciamo, questa forma di agire mariana, è perfettamente radicata nella teologia biblica, in particolare in questa teologia del giorno del Signore di Gioia. Poi, ancora, il Signore interviene. E quando il Signore interviene, subito dopo noi inviti alla penitenza, si prosegue. Dopo aver di nuovo esortato i sacerdoti a farsi qualche santo piantarello, tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti,
I ministri del Signore dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre alla tua eredità ludibrio e alla derisione delle genti. Il Signore interviene. Cosa fa? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Il Signore ha risposto al suo popolo: ecco, vi mando il grano, il vino nuovo e l'olio nella rete a sazietà, non farò più di voi ludibrio delle genti. Quindi annunzia la futura restaurazione. Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione. Il settentrione nella Sacra Scrittura è sempre il luogo di Satana, eh? L'Oriente è il luogo di Dio. Il settentrione è il luogo di Satana, sì, il nemico del settentrione è quello di Geremia. L'Occidente è il luogo del mondo inteso come ostile a Dio. E il meridione è il luogo dei santi. Quindi c'è questa conformazione, diciamo così, geografica, ecco, nella letteratura biblica. Beh, non temere terra, non allegati, gioisci con le cose grandi hai fatto il Signore, non temete animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono frutti, la vite e il fico danno loro ricchezze. Quindi vedete lo stesso scenario agricolo drammaticamente descritto nel proprio Mofi, nei primi capitoli, qui viene descritto come in termini, diciamo così, di prosperità e di benedizione. Versetto 26, godrete in abbondanza, sazietà, loderete il nome del Signore che in mezzo a voi ha fatto meraviglie, ma più vergogna per il mio popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, cadiamo al terzo capitolo, che è quello, ecco, vedete qui la colomba dello Spirito Santo, perché nel terzo capitolo c'è l'effusione dello Spirito Santo. Andremo a vedere come e San Pietro lo dichiara compiuto il giorno di Pentecoste. Devo andare un'occhiata a T2 16:21, che è proprio una citazione praticamente testuale di questo brevissimo terzo capitolo di Giovanni, che possiamo leggere per intero, sono 5 versetti. Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visione. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni fonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore che ha interviene. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Andiamo a vedere come cita questo testo San Pietro nel discorso di Pentecoste, nel 2 dal 16 al 21. Cominciamo a leggere dal 14. Allora Pietro con gli 11 si alzò in piedi a voce alta e parlò loro così: uomini di Giudea e tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accadde invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverranno gli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri figli e le vostre figlie avranno visioni, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni. Cita testualmente tutto il quinto capitolo. E avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, queste parole, ascoltate queste parole, qui racconta tutto il Kerem, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi poi segue l'effusione dello Spirito Santo. Vedete, 32, questo è Gesù, Dio l'ha risuscitato. Quindi vedete come cita questo brano, e quindi fa vedere come il giorno del Signore compiutosi nella Pasqua di Cristo, a cui segue l'effusione dello Spirito Santo, esattamente quello, come dire, l'iter descritto da Gioele, no? Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia gli dice: sia Signore mio Signore, siede alla mia destra, finché io comunque per amici, a sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore Cristo con Gesù che voi avete crocifisso. Andiamo avanti ancora, abbiamo quasi terminato, questo libro è intenso ma breve. La grande battaglia e il giudizio universale. Ecco, qui
Qui c'è un'espressione. Allora. Proclamate questo fra le genti. Preparatevi per la guerra. Traduzione precedente della CEI. Preparatevi per la guerra santa. Incitate i proni, vengano, salgano tutti i guerrieri. Adesso vediamo se vi ricordate bene alcuni passi del profeta Isaia. Con i vostri uomini fatevi spade e lance con le vostre falci. Anche il più debole dica: io sono un guerriero. Quindi prima del giorno definitivo del Signore c'è una grande guerra da fare. Chiaramente non è una guerra che si combatte, però pensate, ricordate Gesù cosa dice, Ricordate l'ultima cena, cosa dice Gesù? Vi ricordate quando vi ho mandato senza niente? Cosa vi è successo? Nulla. Ma ora che ho una spada la prenda, ricordate? Perché deve compiere su di me tutto quello che si è scritto nella scrittura e fu annoverato fra i malfattori. Qualcuno gli dice: Signore, ecco qui due spade, e lui risponde: basta. Poi San Pietro la pesata intera se l'è portata dietro e ha fatto secco con vecchio un sommo sacerdote in Getsemane. Però Gesù stava dicendo: state attenti, perché adesso è il momento del grande combattimento, della grande tentazione, perché prima che arriva si affrettino le nazioni alla valle di Giosafat, luogo biblico fondamentale. La valle di Giosafat è un luogo reale che sta a sud di Gerusalemme, ma Giosafat in ebraico significa Yahweh Shafat, cioè Dio è giudice. Quindi Dio è il giudice, quindi la valle di Giosafat è un luogo simbolico dove avviene il giudizio definitivo. Quindi prima del giudizio definitivo di separazione totale, e questo è l'ultimo e definitivo giorno del Signore del bene e del male, c'è la guerra. Ma guerra, non guerra fatta di spade reali. Però vi ricordate, Isaia dice: quando verrà la sapienza sulla terra, forgeranno le loro spade in uomo, le loro lance in falce, un popolo non alzerà più la spada. Qui è esattamente il contrario: con i vostri uomini fate le spade e lance con le vostre falci. Come sempre, non c'è contraddizione tra questi due brani, perché come nel Nuovo Testamento, quando Gesù dice: io non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma una spada a dividere, e poi dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Dice: ma se porti la guerra, se porti la pace. No, è che quando Dio instaura le parabole ascendenti, quando arrivi il momento in cui lui regna, si forgiano le spade in vomeri e le lance in falci. Ma quando arrivano i momenti critici, quando scende, arriva al contrario, nel senso che c'è un combattimento spirituale forte, perché a difendersi dalle cavallette tocca difendersi, non ammazzandole tutte, perché poi ci penserà nostro Signore a spruzzare l'insetticida se è necessario, però bisogna difendersi dalle conseguenze nefaste che portano, e bisogna essere pronti comunque al combattimento spirituale. Quindi per questo che bisogna stare sempre attenti alla Sacra Scrittura. Io oggi parlavo con una saggia persona che diceva: ma io ho un po' di timore ad accostarmi da solo alla Sacra Scrittura, perché lì è tanto bella, ma se non stai attento ti ci vai a perdere dentro, ti ci sfracelli sopra, no? Perché se uno è un pochino intelligente si trova, diciamo, dinanzi a questi rischi, no? Quindi il libro di Gioele conclude con questo ultimo, diciamo così, avvento del giorno del Signore, che preceduto da questa grande guerra produce la separazione definitiva, e quello che poi Gesù dice a proposito del giudizio universale. Ecco, proprio infine, dopo questa separazione ultima, quello che il libro dell'Apocalisse chiama i nuovi cieli e la nuova terra e la nuova Gerusalemme, e nella letteratura biblica questo è descritto come la restaurazione di Israele e della sua gloria. Sapete che, ahimè, molti dei nostri fratelli ebrei interpretano queste cose alla lettera, quindi sognano questa grande restaurazione della gloria anche umana di Israele, e che fu anche il grande equivoco
che riguardò anche la missione del nostro Signore Gesù Cristo, no? Perché interpretavano appunto il tempo messianico alla luce di queste cose. Adesso lo leggiamo, no? Effettivamente uno deve stare attento, no? In quel giorno le montagne stileranno il vino nuovo, il latte scorrerà per le colline, una fonte zampillerà nella casa del Signore, però il problema è che Giuda, vedete versetto 20, sarà sempre abitato a Gerusalemme generazione in generazione. Non lascerò impunire il loro sangue, il Signore rimarrà in Sion. Quindi è chiaro che se tu prendi queste cose alla lettera, Giuda è il grande regno del sud, Gerusalemme è la capitale del regno di Giuda e Sion, sapete che Sion è quel colle ad ovest di Gerusalemme, molto importante, tuttora adesso venerato, dove c'era la cittadella di Davide, la roccaforte, diciamo così, il cuore di Gerusalemme, il cuore politico di Gerusalemme, il luogo dove Davide aveva la sua legge e la sua casa. Quindi se tu vedi questo dici, il nostro Signore vuol dire che facciamo secchi l'Egitto, tutti quanti i nemici di Israele, e faremo questa grande restaurazione di Israele. Invece nella letteratura biblica Giuda e Gerusalemme sono una città santa, quindi simbolicamente il simbolo di coloro che appartengono al Signore, che fanno parte della stirpe eletta e che dopo il giudizio definitivo avranno la gloria definitiva in cielo. Insomma, questo è il senso di questo discorso. Ecco, quindi Gioele ci lascia questa buona teologia del giorno del Signore, che speriamo che ci aiuti tutti quanti a vivere santamente e serenamente anche il tempo in cui stiamo vivendo, perché secondo me sta sotto, diciamo, questa situazione, perché stiamo ancora tutti sotto la profezia e la promessa della Madonna di Fatima. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà, ma dopo tante situazioni critiche. Forse ce ne aspetta qualcuna ancora più avvincente di quelli in cui già stiamo messi. Tanto stiamo tranquillissimi, perché affiliamo bene le nostre spade sante, quindi non le spade reali, ma le spade metaforiche, e sappiamo che il Signore controlla, e io vi darò un buon esempio, e poi vi darò a fare tanti digiuni, tanti viaggi, tanti lamenti e tante veglie, guardate che aiuteremo la mano del Signore a essere leggera, ecco, non troppo pesante, nel ripristinare l'ordine dovuto e nell'innescare il nuovo processo ascendente della parabola della tanto attesa nuova primavera della Chiesa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre e nei secoli dei secoli. Rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nostrum pro le pia.